proseguiamo parlando del primo argomento di oggi, la denuncia degli autotrasportatori. Abbiamo in collegamento con noi Giacinto Fallone, che li rappresenta per conto di Casa Artigiani. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, Fallone, chiedete chiarezza su appalti dei trasporti affidati da Acciaierie d'Italia, secondo quello che avete denunciato qualche giorno fa, sabato, alla stampa, solo ad alcune imprese. Che succede? Noi intanto chiediamo che venga rispettato il patto per il territorio, che le aziende di Taranto possano avere un maggior rispetto, potendo riprendere a lavorare con condizioni di assoluta parità rispetto alle altre aziende. Ci risulta che qualche azienda non di Taranto riesca ad avere assegnazioni di lavoro superiori a quelle dei nostri iscritti, e non va bene, e quindi abbiamo chiesto da tempo un confronto con l'azienda, che ci ha promesso un incontro ma che ancora non abbiamo avuto. Siamo certi che questo potrà risolversi nel breve tempo possibile, anche perché a settembre scadono di nuovo i contratti. La nostra maggior preoccupazione è quella anche dei soldi, perché la maggior parte dei nostri iscritti sono subvettori, quindi abbiamo la preoccupazione che, incassando il 70%, i contrattisti riusciranno a pagare, vorranno pagare il 100% dei nostri crediti? Allora, un attimo, facciamo un passo indietro, Fallone, altrimenti chi ci ascolta non capisce. Stiamo parlando adesso di un altro argomento. Come sapete, c'è tempo fino a oggi per dare comunicazione alle aziende se si accetta o meno questa proposta che è stata fatta. Cioè, vi paghiamo di tutto il pregresso che non avete ricevuto da Acciaierie d'Italia, vi paghiamo il 70% del credito attraverso SACE e il 30%, poi insomma alcune altre associazioni di categoria hanno paventato che possa pagarlo la regione Puglia. Al di là di questo, però, voi non siete convinti che questa possa essere una buona soluzione per voi? Ci faccia capire perché. No, noi siamo preoccupati che le aziende, come faranno a pagare il 100% dei crediti ai loro vettori se incasseranno il 70%? Noi abbiamo, siccome la maggior parte non sono di Taranto e la maggior parte dei nostri vettori non hanno contratti ma hanno lavorato grazie alla Morselli in subvezione, mentre avevamo le capacità e le qualità per poterlo fare noi, come è sempre stato, abbiamo questa grossa preoccupazione. Chi ci garantisce che non perderemo altri soldi nonostante il grande impegno del... Chiariamo anche questa parola, che magari anche questa non è chiarissima. Subvezione è una sorta di subaffitto, cioè avete appaltato il contratto. Ci spieghi come funziona? Allora, la subvezione deve essere stabilita dalla legge con un contratto fra il vettore e il subvettore. Invece la Morselli ha autorizzato le aziende a fare più di un passaggio. Significa che io, che sono contrattista, lo posso vendere a un altro, a lei, poi lei lo può vendere a un altro, che alla fine entra nello stabilimento e ritira la merce. L'Ilva, l'acciaieria, di questi passaggi non lo sa, perché tra il contrattista e chi effettua il trasporto ci sono dei vuoti di controlli, e alla fine l'autotrasportatore viene strozzato e alla fine non è neanche garantito. Allora, se la differenza fra l'amministrazione straordinaria del 2015 è che adesso c'è una dotazione e una garanzia di denaro, ma questo denaro deve finire nelle tasche dei vettori, non nelle tasche di qualcuno che potrebbe decidere di chiudere l'azienda e di incassare i soldi. Mi ha capito? E noi, certo, non avere nulla. Questa è la tragicità di questa situazione. Ovviamente il dubbio è anche quale percentuale poi alla fine spetterebbe a chi ha operato in questo stato di subaffitto. Cioè, io ho fatto un lavoro, ho fatturato 1.000, perché ne devo incassare 700? Certo, e soprattutto chi è... La responsabilità è di chi ha il contratto, non di chi effettua il lavoro. È chiaro, che vorrà anche l'altro 30%.
Esatto, diciamo sulla carta. Se questo poi lo somma al fatto che continuiamo a lavorare, noi chiediamo dignità di lavoro e di incassi. Fallone, e come pensate che si possa risolvere questa cosa? Cioè, cosa chiederete all'azienda? Qual è la vostra proposta rispetto a questo? Intanto la nostra proposta è quella di incontrarci e di stabilire quali devono essere i futuri carichi di lavoro e dare dignità alle aziende di Taranto, perché Taranto ha dei vettori storici, quei pochi che sono rimasti, perché molti dal 2015 non ce l'hanno fatta più, hanno chiuso le aziende. Anche un mio amico in questi giorni sta chiudendo la partita IVA perché non ce la fa più, e quindi noi chiediamo un incontro per poter pianificare il presente e il futuro, che ci diano garanzie in merito. Grazie per essere stato con noi a Giacinto Fallone, buona giornata, grazie, buon lavoro. Grazie.